spiegaci. scorie, ma non nel mio quartiere, nel mio cortile, magari sul retro. Ecco, Questo diciamo è la copertina il del nostro ultimo blocco, dai. NIMBY, parliamo appunto di NIMBY, che cos'è il NIMBY? Praticamente è una protesta di una comunità locale contro appunto la realizzazione di opere pubbliche con un impatto rilevante sul territorio, che viene però avvertito come anche una cosa personale. Quindi far nascere questo sito in uno dei più bei paesaggi del mondo viene anche preso, tocca anche un po' le emozioni personali, no? E questo NIMBY però nasce perché molte volte le proteste vengono fatte quando non si sanno tutti gli elementi, no? Qui noi invece stiamo cercando di dare gli strumenti a a tutti i cittadini o chi ci ascolta proprio per muoversi e avere tutte quelle informazioni necessarie per fare una protesta pacifica, ma che allo stesso tempo, unisca un po' tutti, no? E quindi questa cosa del NIMBY molte volte viene anche strumentalizzata, ma la strumentalizzazione nasce dalla poca informazione, dai pochi dati alla mano. Giusto. No, diciamo che questa ora non so se il caso di cui stiamo parlando oggi possa ricadere perfettamente in questo famoso ormai acronimo che viene fuori in ogni situazione simile, però è ovvio che per cercare di capire se questa è la situazione dobbiamo prima di tutto sgombrare il campo da quelli che possono essere le la cattiva informazione, quindi dare correttamente le informazioni che possono servire alla cittadinanza. Perché giustamente noi abbiamo sentito un appassionato sindaco di Trequanda che è parte in causa, giustamente, e tutta la cittadinanza che si è opposta in qualche modo a questa ipotesi. E credo che questa comunità che così tanto si è unita nel dire no a questa cosa sarà fondamentale poi nella scelta definitiva. Però il concetto, tornando un po' all'inizio del nostro primo blocco, qual è? È che queste scorie qualcosa dobbiamo farci. Il titolo della puntata è il Le dilemma. dobbiamo mettere queste scuole da qualche Perché certo. oggettivamente, e tornando al sito del Deposito Nazionale in cui si parla dei rifiuti, questi rifiuti, è vero che noi non abbiamo una centrale nucleare, ma questi rifiuti sono prodotti anche dalla nostra comunità. Quindi dobbiamo in qualche modo farcene carico, come accade per una normale discarica. Tutti noi facciamo dei rifiuti e quindi dobbiamo tutti insieme cercare di capire dove fare le discariche, dove smaltire correttamente i rifiuti. È ovvio che i territori che si fanno carico del deposito nazionale, che può essere la cosa migliore e più sicura del mondo, ma comunque vada, sarà sempre comunque una sorta di discarica che peggiorerà probabilmente a livello di reputazione quel posto. Chi si fa carico di quel peso ha bisogno in qualche modo di un ristoro e nessuno vuole quel peso, così come probabilmente nessun abitante vuole una discarica nel quartiere. Cioè, il dilemma in cui ci troviamo è quello: tutti sappiamo che abbiamo bisogno di una discarica, tutti sappiamo che facciamo dei rifiuti e li dobbiamo smaltire, però li vogliamo non nel nostro cortile, praticamente. E questo è il dilemma che ci troviamo in qualche modo a cercare di risolvere. E vale per ogni situazione, se ci pensate, perché noi siamo in una situazione simile, siamo consapevoli del fatto che da qualche parte vada fatto questo deposito, però se tutti fanno come noi e se tutti i 67 siti fanno come noi, come si fa? Allora, la prima cosa secondo me è fare, come ho detto prima, una corretta informazione. È ovvio che noi abbiamo fatto prima un percorso per cercare di capire quali possono essere i criteri. Il sindaco ci ha spiegato anche come si stanno muovendo le istituzioni, la cittadinanza sta reagendo in un certo modo. Mi sembra che ci siamo, ovvero che ci sono abbastanza elementi razionali che ci possono permettere di capire che questo territorio non ha molto senso per quel progetto del deposito. Probabilmente ci sono altri territori che hanno più senso in Italia. Cioè, non c'è solamente una critica da parte della nostra cittadinanza che dice non ce la vogliamo perché non la vogliamo nel nostro quartiere.
ci sono degli elementi oggettivi, seri, razionali, che ci permettono di capire che qui non ha tanto senso, probabilmente da altre parti sì. E poi dopo i ristori fanno parte alla fine dei bilanci pubblici, quindi anche con le nostre tasse, quindi siamo, tutta la comunità italiana si fa carico di ristorare i territori dove vanno a finire determinate discariche. Quindi secondo me questo non è il caso di Trequanda, non è precisamente uno di questi casi, però bisogna anche capire quali sono quelli in cui possono avvenire situazioni simili. E situazioni simili nel nostro territorio ci sono state in qualche modo, no? In comuni diversi. E quindi io ti chiedo se è già arrivata la nostra collega collaboratrice Anita Goti di farla entrare, perché neanche tanto tempo fa si è occupata del caso Acea del comune di Chiusi, che ovviamente anche lì c'è stato appunto questo c'è stato un no dall'intero territorio. Era una situazione un pochettino diversa, ma comunque riconducibile a quello, per vari aspetti riconducibile magari anche a quello che sta succedendo a Trequanda. Allora, ciao Anita, benvenuta nella nostra live. Forse non ci sente. Ecco, forse c'è un po' un problema di connessione, ma noi ti vediamo, vai un po' a scatti, però te ci senti e ci vedi. Buonasera, giusto? Ciao a tutti. Eccolo. Allora Anita, tu ti sei occupata per la Val di Chiana del caso Acea di Chiusi. Ecco. Aspettiamo, riproviamo un attimo che la connessione forse non è al massimo quella di Anita. Aspetta, proviamo a farla rientrare un attimo. Sì, anche. Proviamo a farla rientrare un attimo. Nel frattempo finiamo un secondo. Vale, mentre risolviamo problemi di connessione con Anita, finiamo il concetto noi, magari diciamo due cose noi sulla questione. Sì, probabilmente secondo me magari possiamo approfondire un secondo la questione dei vantaggi. Cioè, come ha detto il sindaco, magari facciamo una nota su quello. I territori che andranno, il territorio, il sito che andrà a ospitare il deposito avrà dei grossi vantaggi, lo trovate nel sito del deposito nazionale, ovvero posti di lavoro, oltre a quelli provvisori per la costruzione, almeno 700 si immagina per l'esercizio, perché oltre al deposito ci sarà anche un parco tecnologico, appunto, con un centro studi, sperimentazioni. E poi dei benefici economici, quindi oltre ai ristori ministeriali e governativi ci sarà comunque tutto l'indotto causato da questa grande infrastruttura che sarà unica a livello nazionale. Quindi probabilmente ci sono delle zone che dal punto di vista della creazione dei posti di lavoro e dello sviluppo economico hanno potenziale utilità da questa struttura che, secondo me, data la situazione, probabilmente anche molto più sicura e molto più avanzata delle situazioni in cui ci troviamo in questo momento. Qual è però il concetto? È che è ovvio che se te tra Trequanda e Pienza fai una struttura del genere, hai una ricaduta negativa in altri settori economici, turistici, quello, di reputazione, culturali e sociali, che nella relazione tecnica ancora non sono stati presi in considerazione. Quindi probabilmente il vantaggio che avrai sarà pareggiato dallo svantaggio che avrà il nostro territorio, mentre magari altri territori avranno solamente vantaggi o comunque molti più vantaggi rispetto agli svantaggi. E questa è una valutazione che in fase avanzata va fatta, giusto per non fare non solo di ogni erba un fascio, ma anche per non considerare come non nel mio cortile anche delle situazioni che possono essere delle proteste legittime e con un'argomentazione valida. Assolutamente sì, e soprattutto un concetto che ha detto il sindaco è quello di ok, può avere anche dei benefici dal punto di vista delle infrastrutture e via discorrendo, però un territorio a prescindere da questi progetti imponenti deve avere quelle strade, quella viabilità consentita e accessibile a tutti, ma proprio per migliorare la qualità di questo territorio e renderlo sempre di più attrattivo
anche sotto altri punti di vista. Non si fa una strada perché c'è un grande impianto, si fa una strada perché comunque serve quella via di comunicazione per migliorare la vita di cittadini che magari abitano proprio in paesi, in aree interne che sono più messe, che sono magari un pochettino più svantaggiate dal punto di vista della viabilità, ma come abbiamo già detto magari in altre live, stanno comunque risultando attrattivi proprio per chi magari vuole venire via dalle grandi città e vede magari con lo smart working riesce comunque ad avere un'organizzazione e una routine, una vita quotidiana diversa e migliore. Quindi a prescindere da qualsiasi grande infrastruttura che ci possa venire, grande progetto che ci possono venire, le infrastrutture vanno fatte per migliorare proprio la qualità di quel territorio. Allora, vedo tornata Anita, abbiamo risolto i problemi di connessione. Speriamo di sì in questa volta. Ora sì, adesso funziona tutto. Allora, tu ti sei occupata, come dicevo, di un caso simile, no? Quando abbiamo saputo che la Sogin aveva in qualche modo interesse, aveva attenzionato il nostro territorio, a molti di noi è venuto in mente proprio il caso Acea del comune di Chiusi, di cui tu te ne sei occupata per il nostro magazine. Allora sì, lì non si trattava di scorie nucleari, ma si trattava di fanghi biologici e era appunto incentrato sul trattamento di questi il progetto che Acea aveva presentato e voleva realizzare nel comune di Chiusi. C'è da dire che Acea aveva acquistato dal comune di Chiusi l'area ex Carni, così viene chiamata questo sito dove avrebbe realizzato l'impianto, e lì in quell'occasione si è assistita a una grande mobilitazione da parte dell'opinione pubblica che non voleva la realizzazione dell'impianto, un po' per l'impatto che questo progetto avrebbe comportato sulle infrastrutture, su comunque il piano urbanistico di Chiusi, ma anche per le emissioni, per l'inquinamento, di cui ovviamente le persone avevano paura o comunque non volevano, ecco, nel proprio territorio. E non solo fu coinvolta l'opinione pubblica delle persone di Chiusi, quindi di chi abitava intorno al sito dove sarebbe poi sorto l'impianto, ma anche dei comuni circostanti, proprio perché quando si parla di questo tipo di impianti, questo tipo di strutture, è ovvio che si parla di opere grandi, non è che riguardano e possono essere importanti solo per le case attorno al sito dove vengono poi realizzati. E sì, tanto è che un'altra cosa, che alla fine Acea ritirò il progetto proprio perché non, almeno la giustificazione, diciamo, che fu avviato tutto il processo di coinvolgimento da parte, insomma, delle parti favorevoli e contrarie alla realizzazione dell'impianto, si terminò con il ritiro da parte di Acea del progetto, e prima ancora di che la regione si pronunciasse poi sull'effettiva realizzazione dell'impianto. Ma proprio perché l'opinione pubblica non era d'accordo. Certo, e quindi Acea ha ritirato il progetto. Quindi magari, forse, al di là di tutto quello che abbiamo detto, Ale, forse se la Chosin, poi abbiamo detto che Trequanda molto probabilmente non ha i requisiti per passare alla seconda selezione, però a questo punto la Chosin dovrebbe ritirare proprio il nome di Trequanda, no? Dalla classifica. Ma io più che ritirare, cioè, ora non ho le competenze per capire se tecnicamente, dal punto di vista geomorfologico, il lavoro sia stato fatto in maniera ottimale, però cioè, il percorso, il procedimento di scelta in questo momento sta andando come era stato preannunciato, cioè tecnicamente probabilmente il sito di Trequanda Pienza ha quelle caratteristiche di primo livello, proprio base, ma non ha quelle approfondite, non risponde probabilmente ai criteri di approfondimento, e quindi sono sufficienti quelli per farlo cadere. Cioè,
Probabilmente il caso di Chiusi era molto diverso da questo punto di vista e probabilmente lì l'opposizione della comunità di un processo partecipativo dal basso probabilmente è stato fondamentale per cambiare l'esito di quell'avvenimento, mentre in questo caso sì, è importante questo no che viene dal basso, ma probabilmente si va già verso una nuova scelta, cioè non è che è stato scelto il comune di Trequanda per fare quel sito, è solamente una delle ipotesi e tra l'altro nemmeno la migliore. Il caso di Chiusi, secondo me, fu diverso, però probabilmente ci permette anche di parlare di qual è il modo della nostra comunità di partecipare a certe tematiche, perché comunque le tematiche ambientali, quelle che riguardano l'impatto paesaggistico, la fruizione del nostro territorio, sono molto sentite. Il caso di Chiusi ha sollevato grandi polemiche, grande attenzione, il caso di Trequanda uguale, bisogna capire se vale così per tutti o se ci sono altri casi in cui invece non c'è grande attenzione. Ale, io ti posso dire che c'è un altro caso dove non c'è grande attenzione, ma ovviamente a noi non è sfuggita questa cosa, perché se la Sogin ha pubblicato, e quindi è tutto pubblico nel suo sito, questo studio, ACEA comunque è stato studiato, abbiamo visto che è stato ritirato poi l'interessente nel territorio, c'è un altro caso che ancora non è propriamente tanto conosciuto. È un caso di cui vorrei che ce lo introduce Anita, perché sarà una delle nostre inchieste che verrà pubblicata proprio domani sulla Val di Chiana, di un caso di un'altra centrale, insomma, che dovrebbe nascere nella zona di Torrita, nella zona del Capannone a Torrita. Giusto, Anita? Sì, esattamente. Il Capannone, per chi non lo sapesse, è la zona, diciamo, di Torrita che confina per la più rivolta con il comune di Sinalunga, Vettolle, e vicina anche al comune di Cortona, in quanto nell'area delle Chianalce, che è appunto una frazione del comune di Cortona, vicino anche abbastanza vicino al comune di Montepulciano. E quindi nel comune di Torrita, ma coinvolge un bacino condiviso da diversi comuni, e quello in oggetto in questo caso sarebbe un impianto di valorizzazione degli scarti organici per la produzione di biometano e compost. E allora possiamo dire che attualmente il processo decisionale sulla realizzazione di questo impianto ovviamente si svolge presso la regione Toscana. E ad ora lo stadio in cui si trovano i lavori è praticamente che si sono concluse le consultazioni necessarie alla verifica di assoggettabilità. Manca il parere del comune di Torrita di Siena, comunque conclusa la parte di questa verifica di assoggettabilità, si procederà alla verifica di impatto ambientale e quella solitamente è la fase in cui ecco, anche l'opinione pubblica può presentare delle osservazioni, comunque farsi sentire di più. Quindi il fatto che ancora non ci sia stata molta attenzione riguardo a questo caso è che siamo agli stadi preliminari rispetto poi alla decisione finale se questo impianto verrà realizzato oppure no. C'è da dire anche che rispetto per esempio al caso di cui parlavamo, del caso di Chiusi, lì forse l'opinione pubblica, la comunità fu coinvolta maggiormente dall'inizio perché come dicevo il comune voleva vendere quest'area dove poi sarebbe stato fatto l'impianto alla ACEA, questa multi-utility romana. E quindi venne fuori, diciamo, il progetto di compravendita dall'inizio. In questo caso, nel caso di Torrita, invece, il terreno dove, diciamo, è stato manifestato l'interesse per costruire questo impianto appartiene attualmente ad un privato, per cui è chiaro che il comune, dovrà in qualche maniera, esporsi con un'opinione al riguardo, però, diciamo che per ora, le cose sono state fatte adesso, per ora sono state fatte tra privati e per questo è anche forse un altro motivo per cui non, diciamo che l'attenzione non ci sia ancora molto posata.
Ecco, io scusa, ti faccio solo una brevissima domanda, senza anticipare poi troppo perché poi ne parlerai approfonditamente sul giornale. Ecco, tu che hai studiato le carte, secondo te questo impianto potrebbe avere un impatto negativo, ambientale, positivo, oppure è troppo presto per dirlo perché non è ancora stato studiato a sufficienza, cioè ci mancano ancora alcuni elementi di analisi, oppure... Allora, e questo, con questa risposta forse è il comune, cioè il denominatore con le altre questioni, perché a ora questo impianto è stato studiato in teoria dagli enti competenti, per esempio ambientali, paesaggistici, comunque ARPAT, le competenze idriche piuttosto che morfologiche del territorio, per cui sono stati forniti pareri tecnici e sui pareri tecnici, bene o male, non è che siano state rilevate grosse problematiche, a parte quelle che poi sì, si vedrà meglio per quale motivo, ma nell'inchiesta, ma comunque a parte le preoccupazioni che hanno destato nella sovrintendenza archeologica. Però appunto dal punto di vista tecnico, scientifico, progettuale, possiamo dire che non è che siano state rilevate delle grosse problematiche e questo è il punto, nel senso che quando si avviano processi di politiche pubbliche in questo modo, comunque relative a impianti, a strutture che hanno un'utilità, come possono essere quelle per le scorie nucleari, piuttosto che per la valorizzazione degli scarti organici, piuttosto che per il trattamento dei fanghi biologici, la prima fase è quella dell'analisi tecnica. Se quella è chiaramente se i numeri presentati dalle società, dagli enti proponenti sono rientrano nei limiti, comunque seguono tutte le norme richieste dai protocolli e dalle autorità, è chiaro che gli enti competenti non possono non dare il proprio assenso alla realizzazione di quell'impianto. Tutto sta a vedere poi cosa ne pensa l'opinione pubblica e queste sono quelle situazioni in cui le comunità si possono effettivamente fare la differenza nella poi realizzazione di queste strutture, al netto che poi queste strutture prese in sé siano degli impianti buoni, corretti, non è che le emissioni anche odorigene piuttosto che inquinanti, piuttosto che le polveri per i cantieri, ma anche mettiamo rientrino tutte nei limiti consentiti e quindi non siano problematiche per la salute di nessuno, però certo chi abita i territori, le zone, vedere magari il territorio cambiare così nettamente da un giorno all'altro per ospitare queste strutture può fare la differenza, insomma. Ho capito. Bene, allora io a questo punto lascerei il nostro pubblico così, gli direi di leggere domani la nostra inchiesta che uscirà appunto su la Val di Chiana, vediamo un po' di cosa si tratta questa nuova struttura che dovrebbe nascere nel comune di Torrita di Siena, al confine appunto con il comune di Sinalunga e noi continueremo a seguire cosa succederà invece nel territorio di Trequanda, a seguire le varie task force e i vari comitati che stanno nascendo proprio per dire no al sito di scorie nucleari. E Ale, a questo punto chiudiamo, sei tu il Sì, direi direttore, che, no, beh, a dimmi te cosa dobbiamo fare. parte che sei tu che comandi sempre, Vale, lo sai, però ormai siamo tutti e tre qui di redazione, facciamo saluti insieme anche con Anita. Permettimi di fare solo un appunto finale, visto che abbiamo degli spettatori che hanno commentato, quindi Sì. ringrazio Silvia per il commento, Giancarlo che ha scritto un commento molto interessante, poi comunque leggetelo, non li metto sovraimpressione perché sono molto lunghi, quindi occupano tutta Del la quale schermata. a quello di Giancarlo abbiamo fatto anche una domanda al sindaco proprio, no? Perché Esatto. l'ho letto in diretta, cioè mentre è arrivato e quindi ho preso la palla al balzo per chiedere poi al sindaco, sì, Esatto. ok, ma pro e contro, insomma, di questa E struttura. poi c'è il commento di Enrico che mi sembra molto interessante, però siccome anche questo è molto lungo e articolato, in regia ci creerebbe dei problemi grafici, quindi annunciamo che comunque lo prendiamo e lo mandiamo via mail all'Unione dei Comuni, perché comunque il sindaco di Trequanda è interessato e anche il Presidente dell'Unione Comuni pro tempore della Val di Chiana Senese, quindi
gli mandiamo tutte le osservazioni in modo che stasera in riunione dei comuni, riunione congiunta per parlare di questa problematica, abbiano anche quei commenti che sono arrivati finora e che potrebbero essere utili ai tecnici che stanno appunto preparando la documentazione. Quindi grazie a chi ha commentato e grazie a chi ha mandato comunque dei commenti molto importanti anche dal punto di vista tecnico che potrebbero essere utili a chi di dovere. Bene, allora siamo proprio in chiusura, noi ringraziamo tutti i nostri telespettatori, ricordiamo che la VU Live è un programma, un format elaborato dalla redazione della Val di Chiana con l'aiuto e con il contributo del club La VU Live, che vi ricordo che vi dovete abbonare al club perché il club fa tutti i giorni tante cosine belline, ganze interessanti, proprio come questo, no? Quindi sottoscrivendo un abbonamento di 25 euro all'anno potete lavorare, collaborare con la Val di Chiana, con il direttorissimo qua accanto, nella porta accanto, e collaborare con la nostra Anita Goti per le sue Soprattutto ci aiutate inchieste a sostenere le particolari. spese legali che dovremo affrontare da qui a breve, visto che continuiamo ad occuparci di questi temi, ma è giusto così, l'informazione si deve sporcare le mani e dobbiamo arrivare fino in fondo, quindi aiutateci. Anche perché dobbiamo dire, no? Quando ci dicono mani e braccia rubate all'agricoltura. In realtà, quando seguiamo questi fatti, siamo sempre in mezzo a bellissimi poderi e paesaggi, insomma, abbiamo la fortuna di lavorare in queste zone. Siamo veramente in chiusura, ringraziamo tutti i nostri telespettatori. La VU Live vi dà appuntamento al prossimo mese, mentre gli aggiornamenti della Val di Chiana vi danno appuntamento a tutte le ore del giorno. State con noi e grazie di essere stati con noi. Ciao a tutti!